Salve a tutti! Bene, oggi vi porto queste cuffie della JBL, JBL Quantum 8 e 10 Wireless. Sono un prodotto di fascia prezzo molto alta, perché si aggira sui 200 euro, ma sono un prodotto di qualità molto molto elevata, soprattutto per i giocatori di giochi al computer, PlayStation, Xbox, tutto quello che c'è. Vanno bene per qualsiasi prodotto. Sono certificati Aires Audio, come vedete, per... cosa significa questa certificazione qua? Significa che possono riprodurre dei suoni, veramente anche il minimo dettaglio viene riprodotto. E una nitidezza cristallina impressionante. Poi sono dotati anche dei JBL Quantum Surround. Il Quantum Surround che cos'è? Riesce, come quando andiamo al cinema, che sentiamo il suono che arriva dalla nostra destra, dalla sinistra, ci sono degli spari, sembra che i proiettili passano da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, alto verso il basso, eccetera. Grazie a questo brevetto della JBL abbiamo il suono ai massimi livelli. Cioè è un suono che ci spaziale, cioè ci sembra di essere immersi dentro proprio nel gioco, in modo da rendere le cose più reali possibili e immaginabili. E questo, credetemi, perché non riesco a farvelo provare, ma se avete la possibilità di andare su un negozio e farvelo provare, provate, è veramente eccezionale. Sembra, in effetti io e il mio collega di lavoro abbiamo provato un attimo e è impressionante, lui che gioca ore e ore al computer. Sono veramente realistiche ai massimi livelli. Siamo arrivati sia nella grafica che nell'audio e nel suono a livelli altissimi nei videogiochi. E sono wireless. Cosa significa? Che possono essere connessi tramite Wi-Fi a 2.4 GHz e possono essere connessi anche tramite Bluetooth. Quindi posso connetterla a un cellulare tranquillamente, e quindi per ascoltarmi la musica, per una chiamata, per qualsiasi cosa. Logico che il tempo di risposta e di latenza è superiore a una connessione wireless. E in più possono essere anche connessi tramite cavetto jack da 3,5 audio normale, che se potete connetterlo tramite il jack, secondo me è la miglior cosa, perché non ho perdite di andata e ritorno del segnale, diciamo. Detto in parole povere, dopo ci sono le cose più tecniche che... vabbè. Ma io voglio spiegare le cose semplici, non difficili, che poi la maggior parte delle persone non riusciamo a intenderci. Bene. Andiamo a vedere nella confezione cosa troviamo. Adesso apriamo la scatola. Già, secondo me la scatola si vede che non è un prodotto da fascia prezzo basso. Scatolina, apriamo. Arman, sapete che il JBL comunque è sempre Arman Cardon. Eccolo qua. Apriamo, vedete la confezione già dentro nella sua bella scatola, ma anche nella sua bella confezione con scritto JBL Quantum. Andiamo a addestrare le nostre cuffie. Anche loro sono con sua bella scatolina col microfonino bloccato da questo cartone. Togliamo e guardate che belle che sono veramente, vedete, questi girano i 90 gradi e posso aprirle così, in modo da metterle nella testa precisamente così. R di right, L di left, e vanno messe così. Veramente, guardate che come sono rifinite. Adesso andiamo ad accenderle. Si è spento lo schermo. Guardate, vedete? LED RGB per fare il colore che voglio io qui, e poi tramite programma possiamo andare a programmarlo. Il microfono mi dà la spia rossa perché è spento, in questo caso qua. Quando vado ad aprire così, sentite il click. Questo click qua serve per attivare il microfono. Quindi io tiro giù per parlare e si attiva. Quando non voglio più parlare, chiudo.
esteticamente. Qui abbiamo la ricarica USB-C, quindi mentre gioco posso anche ricaricarle tranquillamente, nessun problema, così non resto mai senza batteria. Comunque una batteria che dura quasi 40 ore. Ah, voglia. Jack da 3,5, quindi adesso vi faccio vedere che c'è anche il cavetto. Per silenziare il microfono, quindi quando io tiro su lo silenzio oppure schiaccio questo tasto qua, secondo me è più pratico tirare su il microfono. Alzo e abbasso il volume, alzo e abbasso il volume della chat se sono in gioco o alzo il volume del gioco. Poi qui abbiamo l'accensione e la connessione per il Bluetooth. Questo qui è il Bluetooth e questo è per spegnerle o per riaccenderle. Io guardo. Poi qua abbiamo scritta bella JBL, rigido e qua super morbido. Anche le cuffie qua sono, guardate che morbide che sono. Veramente fatte molto molto bene come materiali e come estetica. Secondo me è un bel prodotto. Andiamo a vedere cosa c'è anche dentro la confezione. Troviamo le istruzioni semplici per l'uso. Ok, andiamo a vedere, ci sono i cavi USB, USB-C, e questo qui, USB-C, e i jack da 3,5, jack da 3,5 per collegare le cuffie con il regolatore anche del volume. Quindi completo. E poi abbiamo l'arma vincente, che è la chiavetta che l'hanno ridotta moltissimo dall'800 che era così grande. Adesso l'hanno ridotta. Qui ho il mio testino dove c'è scritto Connect, vedete? Premo questo tasto qua e le connettiamo. Comunque adesso vediamo come connetterle. Quindi per connetterle bisogna prendere la nostra chiavetta USB, ok? Di trasmissione o dongle. Qui c'è scritto Connect, tenerlo premuto per 5 secondi e poi loro si connettono. Quindi accendo le mie cuffie da qui. Ok, fanno il solito suono di accensione JBL, che è questo. Ok, metto la chiavetta nell'USB. Premo il tasto per 5 secondi, 3, 4, 5, lampeggiano, avete visto che ha fatto il lampeggio veloce e qui mi dà che sono connesse. Ok? Quindi adesso le cuffie sono connesse. Molto veloce e pratico. Se volete connetterle così tramite dongle, se volete tramite Bluetooth, è logico che avete le risposte un po' più lente. Tramite jack da 3,5, che quindi va messo qua sotto, che vedete qua. Tramite USB-C vanno connesse solo per ricaricare o per usare questo programmino qui, si chiama JBL Quantum Engine. Io adesso non vi faccio vedere perché altrimenti diventa troppo lungo. Questo programma qua mi permette di personalizzare proprio le nostre cuffie. Posso andare a regolare che luci voglio qui sui nostri simboli, posso andare a regolare l'audio direzionale per quanto riguarda il microfono, posso andare a regolarmi per quanto riguarda il volume della chat o del gioco, posso andare a regolare i suoni da dove arrivano, il surround e tutto quello che possiamo fare lo possiamo fare tranquillamente da questo programma che si chiama JBL Quantum Engine. Si scarica, si installa, si collegano le cuffie e via. Bene, io penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Non mi sembra di aver tralasciato niente. E che dire? Allora, il prodotto non è che me l'hanno regalato o cose del genere. Non sono sponsorizzato da nessuno, anzi, se qualcuno vuole farmi da sponsor, grazie mille. Vedo che gli iscritti stanno salendo tantissimo. Comunque, iscrivetevi lo stesso al canale, è gratuito, anzi, mi aiutate a portarvi altri prodotti. E mettete un bel like, un bel pollicione in su. E attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.